Buonasera cari amici, qui all'ingresso della discoteca Nuova Idea di Corsico di Milano abbiamo un personaggio famosissimo del mondo trans, Joe Sensation, che ora ci dirà per quale motivo si trova qui. Sono qui in qualità di organizzatrice del Miss Trans Abruzzo e ho qui con me delle Miss che hanno vinto quest'estate a Francavilla al Mare all'undicesima edizione del Miss Trans Abruzzo. Quindi diciamo sei qui come organizzatrice e diciamo come supporter di regine che questa sera sfilano provenendo da tue manifestazioni. Sì, esatto, sono appunto delle bellissime concorrenti che mi hanno seguita, veramente ne sono sei che vengono dall'Abruzzo e bisogna solo dire in bocca al lupo a queste qua, perché da quello che so ce ne sono delle bellissime. Certo, questa sera si preannuncia grande battaglia perché ci sono grandi valori in campo, nessuna è data per vincitrice certa, quindi vedremo voto su voto, giurato per giurato come si esprimerà. Io ti voglio fare una domanda che pongo un po' a tutte. Secondo te la Miss 2017 come dovrebbe essere? Intanto deve essere umile, perché Miss si è nell'animo, Miss non è tanto la bellezza esterna, ma la bellezza che viene da dentro di ognuna di noi. Quindi deve essere una persona umile, femminile. Quindi la bellezza non può prescindere dall'umiltà, che è un valore che noi troviamo ricorrente. Già altre intervistate ci hanno detto che questo valore è molto importante. Infatti. Ma perché questa umiltà è così importante? C'è tanta superbia in giro. C'è questa superbia e c'è questo... bisogna farsi conoscere come persone, tra virgolette, normali, perché a volte la società giudica un po' la persona trans un po' come con la testa fra le nuvole, invece siamo con i piedi per terra e questa sera lo vediamo, le vedremo in passerella, quindi l'umiltà serve in tutto questo. Benissimo Joe, grazie del tuo intervento, un saluto a tutti, amici vicini e lontani, grazie, arrivederci, buona serata. Don't let me down.